E allora dopo il Cile è la volta di Nathalie Riera, che invito a salire sul palco, accompagnata da Elena Chiti. Nathalie, che ci permetterà di tradurre. No, no, puoi sedere. Dunque, Nathalie Riera, ovviamente francese, della Provenza, poeta, saggista, narratrice e traduttrice. La sua è una poesia definita poesia vegetale perché nella sua poesia spesso si parla del verde, dell'erba, delle piante. Però ha anche scritto un saggio molto importante sul il contributo positivo del teatro e della poesia nello spazio carcerario. E di questo poi parleremo un attimo. Dirige la rivista Le Carnets de Ocarie, che è una rivista che ospita anche poesia italiana contemporanea e comunque del Novecento, che viene tradotta in francese. Dunque, Nathalie, della poesia poi parleremo, ma mi interessava parlare questo contributo della poesia come contributo positivo nelle carceri. Qual è la tua teoria, la tua tesi? Ouf, théorie. Je n'en ai point. Brevemente. Non, déjà. Tout a commencé au début des années 90. Il y avait des conventions passées entre le ministère de la Justice et de la Culture en France. Leur objectif était de. On parle de. D'essayer de. D'apporter l'art dans des milieux difficiles, entre autres les prisons. Donc j'étais à cette époque, j'avais 23-24 ans, je ne connaissais absolument rien du milieu carcéral. On m'a proposé ce projet, je me suis lancée dans cette aventure qui a duré à peu près 10 ans, une expérience qui a été d'un point de vue, enfin sur le plan humain, très très forte. Puisque j'avais affaire à un public de gens qui étaient là pour des longues peines. Donc le but était d'essayer de leur faire découvrir le théâtre en prison. La plupart ne connaissaient absolument rien du théâtre. Ils avaient une idée très, on va dire, une idée, enfin, ils se sont arrêtés au théâtre scolaire. Donc je suis arrivée avec Jean Genet, avec Bernard-Marie Coltès, et j'ai fait quelques adaptations également avec eux. Ça a duré à peu près 10 ans, voilà. Donc l'objectif était, la mission était de monter un spectacle au bout de 3 mois. Les pièces étaient jouées devant le public carcéral, hein, hommes entre autres, et quartier femmes également. On a eu aussi le public des femmes. Puisque la prison, la maison d'arrêt, le centre pénitentiaire où je travaillais, il y a également une maison d'arrêt femmes. Voilà. Wow. Elena, se ci traduci cortesemente. Certo. Mi chiedi teorie, non ne ho nessuna. Diciamo che tutta questa avventura è iniziata all'inizio degli anni 90. C'erano delle convenzioni in Francia tra il Ministero della Giustizia e il Ministero della Cultura, e l'obiettivo era quello di tentare di portare l'arte in zone difficili, come l'ambito delle prigioni, del carcere. All'epoca avevo 23-24 anni, non conoscevo niente delle carceri. È un'avventura in cui mi sono lanciata, è durata 10 anni, è stata un'esperienza molto forte sul piano umano. In effetti avevo a che fare con un pubblico che era condannato a delle pene molto lunghe e si trattava di portare il teatro in prigione. Erano persone, la maggior parte di queste persone non sapeva niente di teatro, avevano un bagaglio molto scolastico e io sono arrivata con Jean Genet, con altri autori, ho fatto adattamenti. Tutto questo è durato 10 anni. L'obiettivo era di montare uno spettacolo, una pièce teatrale dopo 3 mesi e gli spettatori, come gli attori, erano anch'essi pubblico del carcere, uomini e donne, perché nel carcere in cui lavoravo c'era anche un carcere femminile, una sezione femminile. Ok,
E prosegue ancora questa esperienza? Qual è il che cosa ne hai tratto ora dopo molti anni? Ce serait un vaste débat, je pense pas que c'est un petit peu compliqué. J'ai arrêté le théâtre en prison, je me suis lancée dans des ateliers d'écriture. Depuis 3 ans, dans une autre maison d'arrêt, du côté d'Aix-en-Provence. Les prisons deviennent de plus en plus, pour les intervenants en tout cas, ça devient de plus en plus difficile, il y a de moins en moins de budget, ça j'apprends rien. Et il y a une politique en tout cas qui ne va pas dans le sens de ce que l'on appelle une réinsertion probable, sociale, une intégration dans le tissu social. Je me confronte à beaucoup d'hypocrisie surtout, énormément d'hypocrisie. Donc c'est pour moi c'est je souhaite tourner la page. Dunque il dibattito è molto vasto e la questione è complessa. Devo dire la verità, non faccio più teatro in prigione, adesso faccio animo degli atelier di scrittura ormai da 3 anni in una prigione vicino a Aix-en-Provence. Inutile dirvi che diventa sempre più difficile, il budget è sempre minore e poi diciamo che non ci sono delle vere politiche che aiutano alla reinserzione, alla reintegrazione dei detenuti nel tessuto sociale. Mi trovo a avere a che fare con una grande ipocrisia, quindi sinceramente ho voglia di voltare pagina. Sì. Ok, e allora invece la rivista Le Carnet de Eucharist, se ci vuoi parlare un attimo e poi apri la lecture. La dernière demande. Alors, la revue des carnets d'Eucharist, au départ, c'est une revue numérique qui existe sur Internet depuis 2008. J'ai décidé de lancer un premier numéro imprimé que j'ai consacré à Susan Sontag, qui est une intellectuelle américaine très connue, en tout cas en Europe, surtout, principalement. Donc j'ai voulu ouvrir ce premier numéro sur cette femme qui a eu un parcours que je trouve assez important dans la vie intellectuelle, notamment de beaucoup de, notamment Roland Barthes, de gens qui ont avec laquelle, enfin en tout cas avec lesquels elle a été très proche intellectuellement. Des poètes comme Joseph Brodsky. Ensuite, il y a eu... Enfin, elle a rencontré énormément de monde. C'était une femme passionnée, autant par le théâtre que la danse, la musique. Et puis, elle était dramaturge également. Dici-elle. L'avventura è cominciata nel 2008, quando ho cominciato a mettere in linea dei numeri di questa rivista e poi ho lanciato invece il primo numero stampato che gira attorno a Susan Sontag, che è una grande figura di intellettuale molto conosciuta in Europa perché ha avuto un percorso particolare che l'ha portata a conoscere molte persone, era molto vicina a Roland Barthes, a poeti come Joseph Brodsky e poi era una donna appassionata di poesia, appassionata di teatro ed era una scrittrice di teatro. Una domanda di curiosità. Une question par curiosità. Come selezioni la poesia italiana che tu poi traduci e inserisci nella rivista? Sono tue scelte secondo il gusto, secondo... Les traductions me sont proposées par des traducteurs professionnels. Surtout, entre autres Raymond Farina, qui est celui qui traduit le plus, en tout cas concernant la revue des carnets d'Eucharist, avec lequel je travaille depuis maintenant 4 ans. Donc ce sont des propositions qui me sont faites. En dehors de ça, j'ai une grande affection pour la poésie italienne, qui a commencé par Pasolini, Ungaretti, Andrea Zanzotto, Amelia Rosselli Viventi? Je connais moins. Pas beaucoup. Anna Maria Gualtieri. Ah, sì, Mariangela. Mariangela Gualtieri. Mariangela Gualtieri. Scusi. No. Traduco tutto. Ok, merci. Scusa, la traduzione. Très vite.
Le traduzioni di solito mi vengono proposte da traduttori professionisti, soprattutto da Raymond Farina, che, con cui lavoro ormai da 4 anni, che è il traduttore più impegnato nella rivista, e poi ha un affetto particolare per la poesia italiana, Pasolini, Ungaretti, Andrea Zanzotto, e alla tua domanda se conosce anche poeti contemporanei viventi, dice ne conosce di meno, ma... Comunque ha tradotto Mariangela Gualtieri da poco, Annalisa Cima e altri, poi Roberto Mussapi. Ah, Roberto Mussapi, sì. Roberto Mussapi, c'est le premier poète contemporain italien que j'ai découvert grâce aux traductions d'Yves Bonnefoy. C'est sûr, è il primo poeta italiano che ha scoperto grazie alla traduzione del poeta francese Yves Bonnefoy. Grazie, Nathalie.